Il codice da Vinci di Dan Brown è un fenomeno editoriale. Un caso che si ripete forse una volta ogni generazione. Ma a differenza di altri bestseller, questo romanzo ha diviso nettamente critica e pubblico. Il codice da Vinci, thriller che ruota attorno alle origini della cristianità, è per alcuni fonte di verità, per altri di inquietudine. Per citare l'autore, l'eco di questi argomenti risuona a livelli spirituali molto profondi. Come dargli torto? Ma distinguendosi da altri scrittori, Dan Brown sostiene che il suo libro si basa su fatti reali. È possibile che, come dice uno dei personaggi, quasi tutto quello che ci è stato tramandato su Cristo sia falso? I primi padri della Chiesa si sono accordati in segreto per nascondere i veri insegnamenti di Cristo? I discepoli credevano sul serio Gesù un profeta mortale? Davvero la sua divinità è stata introdotta per compiacere un imperatore romano del IV secolo? Le opere di Leonardo da Vinci celano informazioni in codice che provano il matrimonio di Gesù con Maria Maddalena? Esistono organizzazioni segrete fondate centinaia di anni fa e ancora attive ai nostri giorni? Personaggi come Leonardo da Vinci, Sir Isaac Newton e Botticelli hanno davvero cercato di evitare che la Chiesa distruggesse questi segreti? Dan Brown ha svelato verità dimostrabili? Oppure ha scoperto un modo ingegnoso per vendere il suo romanzo? Preparatevi ad un viaggio nel mondo dell'arte classica, della religione, del mistero e dell'avventura. Indagheremo insieme su queste e molte altre questioni controverse, sollevate da questa sconcertante miscela di realtà e finzione. Il codice da Vinci ha indubbiamente riscosso un successo clamoroso. È un thriller dal ritmo veloce, ben congegnato, con innumerevoli colpi di scena enigmatici e studiati per avvincere il lettore finché anche l'ultimo cattivo non sia catturato, ucciso o smascherato. Ma fin dalle prime pagine il lettore è spiazzato dalle tesi sostenute dall'autore. Secondo il romanzo, Gesù avrebbe sposato Maria Maddalena e la loro discendenza si sarebbe imparentata con una stirpe reale francese. Cosa ancora più sconcertante, la Chiesa cercherebbe di mantenere segrete queste informazioni da secoli per timore di perdere il suo potere. Ma come è collegato Leonardo da Vinci con tutto questo? Perché tanti esperti hanno messo in discussione le conclusioni di un romanzo, per definizione un'opera di fantasia? Il libro di Dan Brown è veritiero? L'autore, sposato con una storica dell'arte, precisa che il suo libro contiene verità nascoste, oggetto di meticolosa e dettagliata ricerca. Fatti e personaggi sono ovviamente un'invenzione, ma Brown sostiene la piena fondatezza delle ricerche su organizzazioni religiose, architettura, storia e opere d'arte. Il punto di partenza della nostra indagine è uno dei musei più prestigiosi del mondo. Il Museo del Louvre a Parigi, giustamente annoverato tra i più importanti scrigni d'arte classica al mondo, ospita diverse opere del grande maestro rinascimentale, Leonardo da Vinci. Poiché è anche l'ambientazione per l'omicidio che apre il romanzo di Dan Brown, cominciamo a prendere in esame il prologo della storia. La vittima è il curatore del celebre museo e, secondo il romanzo, anche il gran maestro di una società segreta antichissima, nota come Priorato di Sion. Il sicario è un gigante albino, membro di un'altra oscura setta religiosa chiamata Opus Dei. Per chi non ha letto il libro, precisiamo di non aver svelato la conclusione. Il mistero che circonda questo omicidio non sta nello scoprire chi ha ucciso, ma perché lo ha fatto. L'omicidio e l'assassino infatti fanno parte delle scene iniziali, ma la vittima sopravvive abbastanza per lasciare una serie di indizi enigmatici sotto forma di complessi codici che l'eroe, Robert Landon, un esperto di simbologia, e Sophie Neveu, nipote della vittima e crittologa professionista, devono decodificare.
La soluzione dell'enigma si fa pressante quando Landon diventa il primo indiziato per l'omicidio. Sappiamo benissimo che non è stato lui, ma una serie di indizi via via più complessi mette il lettore faccia a faccia con l'attività nascosta del priorato di Sion, la società segreta che, secondo le vicende narrate, avrebbe fondato l'ordine dei Cavalieri Templari. Quindi il lettore si trova davanti a una serie di eventi apparentemente non collegati tra loro. Le sinistre ragioni di un importante membro dell'Opus Dei, descritta come braccio della Chiesa Cattolica, le manovre politiche di Costantino il Grande e una presunta storia d'amore tra Gesù e Maria Maddalena. Tutto ciò sarebbe ammissibile in un'opera di fantasia, ma secondo gli esperti qui Dan Brown supera il limite. Se fosse un romanzo di pura fantasia non ci sarebbero problemi, ma l'autore ha pubblicamente dichiarato che è tutto vero e che nel tentativo di smentire molte di quelle teorie è diventato credente. Qual è l'opinione di Dan Brown in proposito? Crede sul serio che i racconti sulle società segrete e sul matrimonio di Gesù con Maria Maddalena siano veritieri? Abbiamo invitato Dan Brown a intervenire, ma ha rifiutato. Ha negato anche il permesso di usare estratti video di sue precedenti interviste e apparizioni televisive. Però ha spiegato la sua posizione in uno special seguito da milioni di telespettatori. Citiamo testualmente. All'inizio ero scettico. Quando ho cominciato a fare ricerche per il Codice da Vinci, pensavo che avrei smentito molte delle teorie su Maria Maddalena, sul sangue sacro, eccetera. Sono diventato credente. Ma in che cosa ha creduto? Al matrimonio di Gesù con Maria Maddalena? Ai complotti dell'Opus Dei? Alle oscure trame del priorato di Sion? Alla divinità di Gesù Cristo istituita da Costantino? O a tutto l'insieme? Quello su cui insistono le recensioni del libro di Dan Brown è il manifesto tentativo di far credere che si basi su fatti reali. Già nella pagina introduttiva il lettore è messo di fronte all'affermazione: il priorato di Sion, società segreta fondata nel 1099, è una setta realmente esistente. Nella stessa pagina leggiamo: la prelatura del Vaticano, nota come Opus Dei, è un'associazione cattolica la cui profonda devozione... E poi, tutte le descrizioni di opere d'arte e architettoniche, di documenti e rituali segreti contenuti in questo romanzo rispecchiano la realtà. Dan Brown si è dato un margine d'errore molto ridotto con queste affermazioni. L'introduzione che espone questi cosiddetti fatti come verità fondamentali porta il romanzo oltre il piano della fantasia narrativa. Le pretese di realtà da parte di Brown sono centrali nella nostra analisi, così come le ragioni con cui le giustifica. Ma esaminiamo le sue dichiarazioni nel dettaglio. Cominciamo dal priorato di Sion. Dan Brown afferma che il priorato di Sion è una società segreta europea fondata a Gerusalemme nel 1099 e che nel 1975, presso la Bibliothèque Nationale di Parigi, sono state scoperte alcune pergamene note come le dossier secret, che rivelano l'identità di numerosi membri del priorato, tra cui Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo e Leonardo da Vinci. È in questo modo che Leonardo viene collegato all'antica setta segreta. Nel romanzo, a questo gruppo viene anche attribuita la fondazione dell'Ordine Templare, che stabilì la propria sede a Gerusalemme sul Monte del Tempio. I Templari, che ufficialmente proteggevano i pellegrini sulla via della Terra Santa e godevano della benedizione papale, accumularono grandi tesori e immenso potere politico. Anche quest'idea viene presentata come un fatto reale. L'affermazione seguente riguarda qualcosa di più vicino a noi in termini di tempo. Due personaggi chiave, Silas, il sicario albino, e il suo mentore, padre Aringa Rossa, sono membri dell'Opus Dei fondata nel secolo scorso, che possiamo sottoporre a un'analisi accurata. Oh.
L'Opus Dei viene fondata il 2 ottobre 1928. I membri sono in gran parte laici, i religiosi sono circa il 2%. L'Opus Dei, cioè Opera di Dio, conta circa 80.000 fedeli in 60 paesi e la sede centrale è a Roma. Nel 1982 Papa Giovanni Paolo II ha eletto l'organizzazione a sua prelatura personale e il 6 ottobre 2002 ha canonizzato il fondatore José María Escrivá. E c'è davvero una sede dell'Opus Dei a New York, al 243 di Lexington Avenue. Nell'introduzione Brown stabilisce solo l'esistenza di una sede dell'Opus Dei a New York, ma il libro poi si spinge ben oltre. L'esistenza dell'edificio basta a provare la tesi sul coinvolgimento dell'Opus Dei in attività oscure e scellerate? E a questo proposito, l'Opus Dei è davvero una setta segreta? Ci sono veramente monaci che si nascondono in buie celle per flagellarsi seguendo sordidi rituali? Esiste un vescovo dell'Opus Dei? È vero che la prelatura è stata dissociata dalla Chiesa? La scoperta dei dossier segreti è vera? Se sì, erano autentici? Cercheremo di rispondere a tutte queste domande e cercheremo di capire se anche l'ultima ardita affermazione della pagina introduttiva, ossia tutte le descrizioni di opere d'arte architettoniche, di documenti e rituali segreti contenute in questo romanzo rispecchiano la realtà, rispecchi effettivamente la realtà. Servendosi del celebre dipinto L'ultima cena come strumento letterario, l'autore inserisce Leonardo da Vinci nella trama, sempre con la pretesa che quanto raccontato al lettore corrisponda come minimo alla realtà. Tutti i cosiddetti fatti di Dan Brown si concentrano in particolare su Maria Maddalena. Infatti Brown sostiene che sia lei il Santo Graal, non una cosa o un calice, ma una persona. Per la precisione, il ventre di Maria Maddalena, e quindi Maria Maddalena stessa. Secondo Dan Brown, lei diventerà madre della discendenza di Gesù Cristo. Poi, questa dinastia darà origine alla stirpe reale francese dei Merovingi, i cui discendenti vivono nell'anonimato. Poi c'è la presunta società segreta del priorato di Sion. La vittima dell'omicidio è l'ultimo gran maestro del priorato. Il compito di Robert Langdon, l'eroe, è quindi risolvere il mistero per evitare che queste preziose informazioni vadano perse per sempre. Ci troviamo quindi di fronte a un dilemma. Cos'è realtà e cos'è finzione? Tutti questi fatti, o almeno alcuni di essi, reggeranno a un'analisi più accurata? Il priorato di Sion nasce nel 1099? Crea davvero i Templari come suo braccio armato? È possibile che Maria Maddalena fosse sposata con Gesù e che avesse un ruolo di primo piano tra i discepoli? E questo dipinto, la celebre Ultima Cena di Leonardo, nasconde davvero un codice segreto che prova la teoria su Maria Maddalena? Dan Brown non è il primo autore a scrivere di una storia d'amore tra Gesù e Maria Maddalena. Diverse informazioni nel suo romanzo coincidono con quelle di un libro del 1983, Il Santo Graal. Gli autori, che definiscono la loro opera un saggio di storia della religione, hanno recentemente fatto causa in Gran Bretagna agli editori del libro di Brown, accusandoli di furto di proprietà intellettuale. E c'è un altro autore, Lewis Perdue, che ritiene i fatti del Codice da Vinci troppo simili alle storie da lui narrate in The Da Vinci Legacy, pubblicato anch'esso nell'83, e The Daughter of God, pubblicato nel 2000. Quando ho letto il Codice da Vinci, non mi hanno infastidito tanto le enormi somiglianze, quanto piuttosto la presenza di errori che sono l'unico altro autore ad aver fatto. Per esempio, in The Da Vinci Legacy ho detto erroneamente che il codice Lester di Leonardo è scritto su pergamena. Quest'errore è presente solo in un'altra opera, quella di Dan Brown. Ma c'è dell'altro.
Per esempio, nel mio libro ci sono personaggi spirituali femminili a cui è imparentata l'eroina, come nel libro di Brown. Sia in The Legacy che nel Codice, il quarto esperto d'arte del suo genere viene ucciso e lascia un messaggio scritto con il sangue sul suo corpo. E in entrambe le edizioni inglesi, questo accade a pagina 35. In entrambi i libri, poi, il curatore lascia all'eroina l'unico esemplare di una chiave d'oro, nascondendola nella cornice di un dipinto che ritrae una donna sacra. La chiave porta a una banca di deposito di Zurigo e a una cassetta di sicurezza che a sua volta racchiude un altro contenitore, protetto da combinazione, in cui si celano segreti molto importanti. Se non avessi scritto il mio libro 20 anni prima del suo, penserei di aver preso tutte le idee da Dan Brown. Brown sostiene da parte sua di non aver mai sentito parlare di Perdue o delle sue opere. In ogni caso, il Codice da Vinci non sarebbe semplicemente basato su una serie di eventi reali, ma la storia si svilupperebbe a partire da questi fatti, che diventano così fondamentali per l'onestà del libro. Specialmente perché i personaggi, tutti indubbiamente fittizi, nel corso della vicenda svelano segreti che storici, esperti d'arte e scienziati hanno, a detta di Brown, tentato di nascondere al mondo. Se il libro si basa su fatti reali, allora non mette in discussione l'integrità di questi rinomati esperti? Ma i problemi nascono soprattutto con la figura della Maddalena. Nel romanzo, Maria Maddalena viene descritta come l'eletta tra tutti i discepoli di Gesù, per la precisione, come sua sposa. Non c'è categoricamente nessuna prova storica di sorta che Gesù fosse sposato. Non esistono né da una prospettiva biblica né da una storica prove credibili a sostegno di questa ipotesi. Tra i molti, l'oltraggio principale è la divulgazione dell'eresia della Maddalena. È senz'altro questo il nodo centrale. Le leggende su Gesù e Maria Maddalena iniziano a circolare nel IX secolo nel sud della Francia. Alcune collegano addirittura la Maddalena alla dea pagana Iside, e Brown tenta di confermare queste idee scandalose con allusioni ai Vangeli gnostici. Non c'è la benché minima prova del matrimonio di Gesù con Maria Maddalena. Per arrivare a una teoria del genere serve una fantasia molto fervida, perché di prove storiche non ce ne sono. La mancanza di prove sul matrimonio di Gesù mette d'accordo studiosi liberali e conservatori. Come dico ai miei studenti, se liberali e conservatori concordano, forse hanno ragione. È troppo facile dire ai lettori di considerarlo solo un romanzo, anche se concordo pienamente. Il problema, però, è che il modo in cui Dan Brown ha scritto il libro induce inevitabilmente il lettore a prendere per vere le affermazioni sulla storia e sull'arte, anche se in realtà non lo sono. È a causa di queste affermazioni che si è sollevata la comunità degli storici. Anche perché milioni di persone decidono di leggere questo libro per informarsi sulla religione, l'arte e la storia. Invece, sarebbe molto meglio che lo considerassero solo un romanzo. L'immagine della Maddalena che traspare dal Vangelo è quella di una devota di Gesù. Lo segue dalla Galilea, lo assiste, è testimone della crocifissione, prega ai piedi della croce e veglia sulla sua tomba. È lei la prima a cui appare il Cristo risorto. È lei che porta la notizia della resurrezione ai discepoli, diventando così l'apostolo degli apostoli. Non è presente però alcun riferimento esplicito alla sua relazione con Gesù, quindi lo scrittore deve ricorrere a un'altra fonte. È possibile, come sostiene Brown, che Leonardo, gran maestro del priorato di Sion, fosse a conoscenza del segreto e abbia inserito la soluzione del mistero in uno dei suoi dipinti più celebri? Leonardo è al servizio del duca di Milano e il duca gli commissiona un dipinto dell'ultima cena per adornare il refettorio del monastero cittadino di Santa Maria delle Grazie, perché i frati abbiano qualcosa di bello da guardare durante i pasti. Nel romanzo si racconta che Leonardo, al corrente del segreto,
abbia dipinto Maria Maddalena e non l'apostolo Giovanni alla destra di Gesù. Ebbene, questo è un elemento di fondamentale importanza per la comprensione del Codice da Vinci. Implica che Leonardo non abbia solo dipinto una bella immagine, ma che l'abbia usata per comunicare un fatto di enorme importanza. Per Dan Brown, l'ultima cena è un affresco che rappresenta Gesù nel momento della consacrazione, quando dice: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Maria Maddalena è seduta alla sua destra, cosa che dichiarerebbe al mondo che non è solo la preferita, ma addirittura il Santo Graal. Ma questo è in disaccordo con ciò che Leonardo stesso ha scritto nel suo Trattato sulla pittura. Infatti Leonardo costruiva le sue opere secondo tipologie visive. Gli artisti usavano decine di queste tipologie e una delle più importanti era lo studente. L'apostolo Giovanni è il più giovane tra i discepoli ed è quello che Gesù amava. Giovanni è sempre rappresentato come lo studente. Lo studente ha i capelli lunghi ed è imberbe perché è troppo giovane per avere la barba. Non ha esperienza e pende dalle labbra del maestro. Da Vinci non ha raffigurato Maria Maddalena, ma San Giovanni Apostolo. Tra gli storici dell'arte, nessuno è disposto a concordare con la teoria di Brown. Gli esperti sanno bene che è una teoria insensata e, a dirla tutta, non intendono esporsi al ridicolo professionale per un po' di notorietà. L'interpretazione dell'ultima cena come messaggio iconografico della relazione tra Gesù Cristo e Maria Maddalena si fonda interamente sul presunto ruolo di Gran Maestro ricoperto da Leonardo. Ma Leonardo avrebbe avuto sul serio la libertà di adattare le scritture alle proprie convinzioni? L'artista rinascimentale riceveva una commessa e poi aveva mano libera nell'esecuzione dell'opera, a patto però di seguire alcune direttive ben precise. Verosimilmente anche Leonardo ha seguito delle direttive. In quest'opera Leonardo non rappresenta il momento della consacrazione, ma il tradimento, quando gli apostoli dichiarano che non tradiranno né abbandoneranno mai Gesù Cristo. Giuda, Pietro e Giovanni sono insieme perché simboleggiano le tre reazioni al messaggio di Gesù. Giuda tradisce Gesù e non torna indietro, Pietro lo rinnega, ma poi torna sui suoi passi. Giovanni è l'unico che non abbandona e non tradisce mai Gesù. Ecco perché ogni personaggio ha ancora la sua coppa, perché il dipinto non riguarda l'istituzione dell'Eucaristia. Nell'interpretazione di Dan Brown c'è anche un altro errore che può sfuggire a molti ricercatori, ma non a uno storico dell'arte. L'ultima cena non è un affresco, ossia, per semplificare, pittura su intonaco fresco. Si tratta invece di tempera su pietra o su intonaco asciutto, il che spiega l'ampio deterioramento nel giro di pochi anni. Dopo molti tentativi di restaurare e salvare l'opera, è rimasto ben poco di ciò che Leonardo aveva originariamente dipinto su quella parete. Perché spingersi fino a inserire Maria Maddalena nel quadro se gli accademici contemporanei considerano l'idea assurda? Chi è davvero la Maddalena e perché ha un ruolo tanto importante per il Codice da Vinci? A un incontro letterario poco dopo l'uscita del libro, Brown ha spiegato come un suo professore gli abbia fatto notare la presenza di Maria Maddalena nel dipinto. Il professore avrebbe detto a Brown: guarda alla destra di Gesù e vedrai il Santo Graal, il suo nome è Maria Maddalena. Per secoli la leggenda del Graal si è incentrata sul calice dell'ultima cena, la coppa sacramentale contenente il vino che Gesù ha chiamato il suo sangue. Per molti la ricerca del calice o Santo Graal ha dato origine alla leggenda di Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda. Allora come ha fatto Maria Maddalena a diventare il Santo Graal? Innanzitutto dobbiamo capire che l'opera di Leonardo concorda con altre rappresentazioni fiorentine che tematizzano il sacrificio e il tradimento invece dell'Eucaristia e del calice. Per questo l'interpretazione del capolavoro di Leonardo proposta da Brown è sbagliata.
Secondo gli esperti d'arte, quasi tutto quello che Brown dice di Leonardo è inesatto. La cosiddetta prova secondo cui la Maddalena sarebbe in realtà il calice contenente il sangue di Cristo non è che una speculazione fantasiosa. Intorno al XV secolo si sviluppa l'idea che il Santo Graal non fosse una coppa ma una dinastia. Né il Codice da Vinci, il Santo Graal è identificato con il Sang Real, ossia la discendenza reale di Gesù. Maria Maddalena avrebbe continuato la discendenza portando in grembo il figlio di Gesù e diventando quindi il calice del suo sangue. Ancora una volta, non avendo alcuna prova testuale o storica, Dan Brown si serve dell'ultima cena per confermare la sua teoria. Ci fa notare come la parte interna di una M simbolica formi in effetti una V, che simboleggia, citiamo testualmente, il ventre nel senso simbolico più profondo del termine. Siamo tutti d'accordo sul ruolo speciale di Maria Maddalena, se non altro perché è stata la prima a vedere il Cristo risorto. Basta questo per distinguerla dalle altre cinque Marie citate nei Vangeli. Se avesse portato in grembo il figlio di Gesù, di certo sarebbero stati sposati. Sfortunatamente non esiste alcuna prova di un matrimonio o di un figlio. E gli esperti d'arte non concordano sul fatto che Leonardo, nel suo capolavoro L'ultima cena, abbia raffigurato la Maddalena invece dell'Apostolo Giovanni accanto a Gesù. E fortunatamente noi non dobbiamo affidarci a fantasiose speculazioni o accettare la spiegazione di un professore di storia dell'arte. È Leonardo stesso a darci la risposta. Ha fatto molti disegni preliminari e in alcuni gli apostoli sono contrassegnati con il loro nome. È una prova ulteriore che non c'è la Maddalena accanto a Gesù, ma San Giovanni Apostolo. Eppure, secondo una leggenda francese abbastanza diffusa, dopo la crocifissione la Maddalena sarebbe giunta nel sud della Francia con Giuseppe di Arimatea e avrebbe dato alla luce una figlia di nome Sara. Secondo i protagonisti del romanzo, la prova del matrimonio sarebbe contenuta nei Vangeli gnostici, in gran parte scoperti in Egitto nella seconda metà del Novecento, e nei dossier secret rinvenuti presso la Bibliothèque Nationale di Parigi nello stesso periodo. Quali misteri celano questi documenti segreti? E cosa sono esattamente i Vangeli gnostici? Sono Vangeli autentici? Sono accettati come canone da qualche chiesa o religione? Il Codice da Vinci ha una struttura molto diversa dai classici thriller. Non abbiamo indizi che portano a risolvere l'omicidio. In questo caso l'omicidio non è che un espediente con cui l'autore approfondisce gli indizi. Nel tentativo di sfuggire alla polizia, l'esperto di simbologia e la crittografa incontrano una vecchia conoscenza dell'americano, uno studioso inglese e fanatico ricercatore del Graal di nome Tibing, che scrittura Maria Maddalena nel ruolo di Santo Graal non perché in possesso della coppa, ma in quanto calice vivente. Come si accorda tutto ciò con la tradizione del Graal? Santo Graal indica comunemente il calice usato durante l'ultima cena. Ma lo si è perfino inteso come un piatto o un recipiente, e nel Medioevo il mito ha avuto un'enorme risonanza. Alla leggenda sono andate ad aggiungersi una spada, una lancia, una lama e altri oggetti ancora. Ma la versione più diffusa è quella del calice usato da Cristo durante l'ultima cena. Dan Brown aggiunge una nuova dimensione. Trasforma il concetto di Santo Graal, che da oggetto diviene una persona, ossia Maria Maddalena. E per sostenere questa tesi fa riferimento ai Vangeli gnostici. Il Novecento è stato il secolo delle grandi scoperte di documenti antichi. I rotoli del Mar Morto hanno sorpreso il mondo accademico con decine di migliaia di testi e frammenti contemporanei al Vecchio Testamento.
Prima di questa scoperta era venuta alla luce una raccolta di antichi testi relativi al Nuovo Testamento nelle vicinanze di Nag Hammadi in Egitto. Quei testi sono poi diventati noti come Vangeli Gnostici. Cosa sono esattamente? In cosa si differenziano dal Nuovo Testamento? A Nag Hammadi sono stati ritrovati 4 o 5 Vangeli che non sono inclusi nella Bibbia e che fanno parte della tradizione gnostica. Lo gnosticismo è una combinazione di cristianesimo e filosofia greca. La teologia di questi Vangeli è molto diversa da quella del Nuovo Testamento. Per questo non sono mai stati accolti nel Nuovo Testamento. Il romanzo dice che quei Vangeli erano parte di una serie di 80, tra cui sono stati scelti 4 canonici. È assolutamente falso. Il termine gnosticismo deriva dal greco gnosis, conoscenza. Esiste una Bibbia gnostica, disponibile in molte librerie, e contiene, tra gli altri, i Vangeli ritrovati a Nag Hammadi in Egitto. Dobbiamo chiamare in causa alcuni personaggi de Il Codice da Vinci, perché ci viene detto che la Chiesa, tenendo nascosta la verità sul matrimonio di Cristo con Maria Maddalena, ha intrapreso, a detta di Brown, la più grande opera di insabbiamento della storia. Per Langdon e Tibing sono i Vangeli gnostici a fornirne la prova. Ma cosa dicono esattamente? Il Vangelo di Filippo narra che la compagna di Gesù era Maria di Magdala e che lui l'amava più di tutti gli altri discepoli. Dan Brown scriverà poi che Gesù soleva spesso baciarla sulla bocca. Di fatto, però, nei manoscritti manca qualche parola. Per esempio, in questo caso riportano «Gesù soleva spesso baciarla su...» e poi c'è una lacuna. Brown ha completato la frase dicendo «soleva spesso baciarla sulla bocca». Può essere, però, che l'originale dicesse «sulla fronte o addirittura sulla mano». In ogni caso, questo non proverebbe il matrimonio. Poi c'è la parola compagna, che secondo Brown è l'argomentazione decisiva. Scrive infatti, come ogni esperto di aramaico potrà spiegarle, la parola compagna significa letteralmente moglie. Qui emergono due problemi. Primo, lo scritto non ci è pervenuto in aramaico, bensì in copto. In secondo luogo, la parola compagna riporta in entrambi gli idiomi al concetto di amicizia, di amica. Non si riferisce sempre al matrimonio. Più avanti, nel romanzo, si cita il Vangelo di Maria, a sostegno della tesi che Gesù volesse incaricare Maria Maddalena di guidare la Chiesa, una sorta di dea divina. Anche in questo caso si suggerisce l'idea che tali scritti abbiano la stessa valenza dei Vangeli del Nuovo Testamento e di altri documenti storici. Ma sarà vero? Senza l'intervento di un imperatore pagano chiamato Costantino, Maria Maddalena avrebbe potuto davvero diventare una dea e incarnare il cosiddetto femminino sacro? Brown sostiene le sue idee scandalose alludendo ai Vangeli gnostici, che però non confermano in alcun modo le sue teorie. Sarebbe comunque irrilevante. Sono stati scritti 2 secoli dopo il Vangelo da qualcuno che si spacciava per qualcun altro. Nessuno studioso serio potrebbe attribuirvi valore storico. A pagina 276, Tibing, l'esperto di teologia, afferma che quasi tutto ciò che i nostri padri ci hanno insegnato a proposito di Cristo è falso e che la paternità delle menzogne sia da attribuire a Costantino e al Concilio di Nicea. Veniamo informati che Gesù è innalzato a figlio di Dio grazie al voto dei vescovi riuniti a Nicea e per di più con una maggioranza assai ristretta. Allora il cristianesimo, così come lo conosciamo oggi, nasce nel IV secolo anziché nel I? Costantino è senz'altro importante nella storia del primo cristianesimo. La Chiesa, dopo anni di persecuzioni, riceve l'approvazione imperiale. Ciò ha comportato dei cambiamenti, ma non così sostanziali come sostenuto nel romanzo. Secondo gli storici della Chiesa, dopo quanto narrato dal Nuovo Testamento,
L'evento più importante del cristianesimo è la conversione dell'imperatore Costantino nel 312. Quale fu l'elemento scatenante della sua conversione? Ci sono prove del fatto che abbia assunto il controllo ecclesiastico? Secondo lo storico ecclesiastico Eusebio, Costantino si accinge ad attaccare Roma immerso nella preghiera a un dio pagano, quando in cielo scorge una croce con l'iscrizione «In hoc signo vinces». Poi nel sonno gli appare Cristo con lo stesso segno. Gli ordina di portare con sé la croce in tutte le battaglie. Fa quanto richiesto e il suo esercito vince. Costantino diviene imperatore ed emana l'editto di tolleranza con cui vieta la persecuzione dei cristiani. La distorsione della storia da parte di Brown è evidente. Non è stato Costantino a fare del cristianesimo la religione di Stato. Lui ha solo concesso la libertà di culto nel 313. Con Teodosio è diventato religione di Stato nel 381. Nel giro di qualche anno le dispute dottrinali iniziano a dividere l'impero. Costantino, in seguito al clamore scatenato dalla nuova religione, convoca il primo concilio ecumenico a Nicea. Si riuniscono oltre 300 vescovi che, tra le altre cose, formulano la preghiera del Credo Niceno. Invece, per il Codice da Vinci, il dibattito ruota attorno alla divinità di Cristo, approvata dal concilio con maggioranza assai ristretta. L'approvazione a maggioranza assai ristretta asserita da Brown è pura fantasia. Soltanto 5 vescovi sui 318 riuniti a Nicea erano in dubbio circa la decisione finale, e al momento di votare solo 2 si espressero contro. Non c'erano molti dubbi. Ad ogni modo, Costantino non era interessato alle sottigliezze della teologia, purché essa tenesse uniti i suoi sudditi. Fu l'imperatore in persona a tenere il discorso di apertura del concilio di Nicea e definì le divisioni dottrinali peggiori di una guerra. Poi c'è la questione della Bibbia. Ancora una volta, stando al romanzo di Dan Brown, è stato l'imperatore a scegliere quali testi dovessero diventare sacri canoni. È spettato davvero a Costantino il cruciale compito di scegliere quali Vangeli includere nella Bibbia e quali omettere? Nonostante le infinite ricerche, gli studiosi non hanno trovato un solo riferimento negli atti del Concilio di Nicea tuttora esistenti a testi da includere o omettere nella Bibbia. Gli atti trattano principalmente dell'origine di Cristo, se fosse coeterno al Padre e così via. Non c'è alcun accenno a una discussione sul canone. Non ci sono né segreti misteriosi né violente controversie sull'origine del Nuovo Testamento. Ogni singolo testo è stato considerato autorevole da un padre della Chiesa nella generazione successiva alla morte e resurrezione di Cristo. Tutti i 27 libri sono stati accettati prima della fine del primo secolo. Soltanto nella storia del cristianesimo si sovrappongono realtà e finzione? C'è qualcuno che accetta i Vangeli gnostici quali guide affidabili alla storia del Nuovo Testamento? Storici ed esperti possono dimostrare il nesso tra Leonardo da Vinci e il priorato di Sion? Il Codice da Vinci consegna al lettore un quadro piuttosto distorto dei primi 3 secoli del cristianesimo. Secondo i personaggi di Brown, i cristiani erano solo una piccola setta fedele agli insegnamenti di un uomo crocifisso. In seguito fu guidata da altri uomini pronti a mentire sui reali insegnamenti di Cristo, allo scopo di garantirsi posizioni di potere. È possibile che le autorità ecclesiastiche non credessero nella divinità di Gesù finché Costantino non lo ha dichiarato divino per editto reale? Il Codice da Vinci rivela ancora le sue mancanze. La pretesa che la divinità di Gesù risalga al Concilio di Nicea circa 300 anni dopo Cristo è errata. Pensiamo alla risposta di Gesù ai sommi sacerdoti che gli vale la morte. Egli afferma che siederà alla destra del Padre. Con queste parole professa la sua natura divina e anticipa Nicea di circa 3 secoli.
Questa teologia arriva direttamente da Gesù, non dal Concilio di Nicea. Secondo il codice da Vinci, fino a quel momento storico, quando cioè Costantino deificò Cristo con un editto reale, Gesù era visto dai suoi seguaci come un profeta mortale, un uomo grande e potente, ma pur sempre un uomo, un mortale. Abbiamo testimonianze di fonte non cristiana e non biblica sul culto di Gesù all'inizio del secondo secolo. Un'epistola del governatore Plinio all'imperatore Traiano, risalente alla seconda decade del secolo, dice che i cristiani veneravano Gesù come Dio. Plinio era un osservatore imparziale, un non cristiano che descriveva semplicemente i fatti. Per questo è un'importante testimonianza. È anche avvalorata da ciò che i padri della Chiesa hanno scritto su Gesù. Personalità come Giustino Martire e Ireneo parlano già del culto di Gesù. Mancavano 200 anni al concilio. Quindi dimostrano che la divinità di Gesù non viene istituita a Nicea. Il codice da Vinci sembra semplicemente ignorare i testi esistenti contemporanei al Nuovo Testamento. Ma torniamo al tema ricorrente del libro. Il grande segreto del matrimonio tra Gesù e Maria Maddalena. Se fosse stato vero, di certo lei avrebbe occupato una posizione di favore rispetto agli altri discepoli. Esistono elementi a sostegno di questa tesi? Il Vangelo gnostico di Maria racconta che Maria Maddalena ha ricevuto una rivelazione particolare dal Salvatore. Quando Pietro la interroga, lei comunica agli altri discepoli questa rivelazione e Pietro afferma: dobbiamo tutti girarci dall'altra parte e ascoltare lei? Ha preferito lei a noi? Ma Levi replica Pietro dicendo: se il Salvatore l'ha resa meritevole, chi sei in vero tu per rifiutarla? Questo è l'episodio chiave in cui viene conferita a Maria Maddalena la preminenza sugli apostoli. Ma in realtà gli gnostici hanno sfruttato questo personaggio per legittimare alcune loro nozioni e dottrine. Il Codice da Vinci usa un'altra opera di Leonardo per dimostrare che l'artista era membro del priorato di Sion, adorava la dea e inseriva messaggi criptici nei suoi dipinti. In quest'ottica la Monna Lisa, l'opera più celebre di Leonardo, diventa un enigma, un simbolo, ma di cosa? Per Dan Brown, la Monna Lisa non è né maschio né femmina, contiene un sottile messaggio di androginia. Dice anche che il nome Monna Lisa deriva da due divinità egizie, il dio Amon e la dea Iside. Monna Lisa, asserisce Brown, è un anagramma della divina unione tra maschio e femmina. Ma le pretese di Brown non reggono al giudizio degli studiosi contemporanei. La Monna Lisa può avere molti significati. Potrebbe essere il ritratto della nobildonna fiorentina Monna Lisa detta Gioconda, o della madre di Leonardo, o del suo ideale di donna. Ma non è stato Leonardo a dare il nome al dipinto, è stato il Vasari, il suo biografo. L'accostamento di Leonardo da Vinci a quelle che molti studiosi definiscono eresie religiose si basa sull'idea che abbia ricoperto la carica di Gran Maestro del Priorato di Sion, un altro fatto che il lettore è spinto ad accettare. Anche Isaac Newton è annoverato tra i membri del priorato, ma per studiosi, storici e teologi non esistono prove del coinvolgimento di Leonardo o di Newton in un'organizzazione religiosa segreta. Isaac Newton ha scritto migliaia di pagine che sono arrivate fino a noi. In molte affronta il tema della religione e sappiamo che cercava un codice nella Bibbia. Ma allora perché non fa mai riferimento in nessuno dei suoi scritti ad un codice da Vinci oppure al priorato di Sion? Dan Brown dice che il priorato di Sion è stato fondato nel 1099 dal re di Francia e ha poi dato vita a un braccio militare composto in origine da 9 cavalieri, i Templari. Il loro compito, secondo la teoria di Brown, era recarsi nella città santa e scavare sotto le rovine del Tempio in cerca dei documenti su Maria Maddalena. In realtà, il priorato di Sion è stato fondato nel 1956, vale a dire quasi 1000 anni dopo, da un uomo estremamente controverso ed eccentrico,
Pierre Plantard, un antisemita con precedenti penali. Ci sono i suoi documenti non autentici alla base delle teorie di Dan Brown. Secondo l'autore, il priorato di Sion è un'istituzione consolidata quando, nella Bibliothèque Nationale di Parigi, vengono scoperti i documenti con l'elenco di tutti i presunti gran maestri. Quei documenti, noti come le dossier secret, ossia i dossier segreti, riportano tra gli altri i nomi di Botticelli, Victor Hugo, Isaac Newton e Leonardo da Vinci. Le carte erano state nascoste nella biblioteca da Plantard. Uno dei suoi complici ha persino ammesso di aver preso parte alla truffa e di aver nascosto la lista dei presunti gran maestri. Ne hanno parlato molti libri francesi e anche un documentario della BBC nel 1996. È davvero sorprendente che Dan Brown ne fosse all'oscuro. Se il priorato di Sion non esiste, almeno non come descritto da Dan Brown, che dire dell'Opus Dei? Quanto sappiamo di questa società segreta? Non sono affatto un'organizzazione segreta, come li dipinge Brown. Di certo non reclutano enormi sicari albini e soprattutto i fedeli sono tutti laici. L'Opus Dei è una prelatura personale della Chiesa Cattolica, legittima e dotata di statuto. È stata fondata da San José María Escrivá negli anni 40 in Spagna. Non è più minacciosa di altri movimenti religiosi. Vuole insegnare alle persone a cercare Dio nella vita quotidiana attraverso il lavoro. Un potentissimo gruppo militare ed ecclesiastico, tuttavia, è realmente esistito, l'Ordine dei Cavalieri Templari. Se non avevano niente a che vedere con il priorato di Sion, chi erano i Templari? Che ruolo avevano? Tutti hanno sentito parlare dei Cavalieri Templari. Erano un ordine crociato, si dice che fossero impegnati nella ricerca del Santo Graal e che abbiano recuperato i documenti segreti, le prove in grado di dimostrare il matrimonio di Gesù con Maria Maddalena e la nascita del loro erede. In origine, comunque, i Templari facevano solo voto di proteggere le strade che portavano in Terra Santa, a beneficio dei pellegrini che arrivavano a Gerusalemme da tutta Europa. Erano una sorta di agenzia di viaggio per i pellegrini dell'epoca. Godevano del favore della Chiesa e stabilirono il loro quartier generale storico a Gerusalemme, vicino alla cupola della roccia. Da lì gestivano immense proprietà in Europa e in Terra Santa. Ai Templari si deve la costruzione di numerose fortezze e chiese, molte delle quali ancora in uso, come la Temple Church a Londra e, secondo Brown, la Cappella di Roslin. Due ambienti chiave per lo scioglimento finale del mistero. Nella cappella di Roslin in Scozia il mistero viene svelato. La straordinaria bellezza di questa chiesa è innegabile, ma è veramente opera dei Templari? Ci sono forse altre anomalie storiche e religiose da svelare nel Codice da Vinci? Vista la popolarità del libro e la propensione di molti lettori a credere al suo contenuto, Dan Brown ha danneggiato la cristianità oppure la sua opera conferma davvero gli insegnamenti della Bibbia? È qui, nella bellissima cappella scozzese di Roslin, che l'enigma del Codice da Vinci trova la sua soluzione, con la scoperta di una stella a sei punte incisa sul pavimento della chiesa. Ancora una volta, la realtà ci racconta una storia ben diversa. Benvenuti a Roslin. La cappella è stata fondata nel 1446 da Sir William Sinclair. Dan Brown dice che la cappella di Roslin è stata fondata e costruita dai Templari, ma non è vero. I Templari non hanno niente a che fare con Roslin. Dan Brown parla di una stella a sei punte incisa dai passi dei fedeli. Sarebbe nota come Stella di Davide o Sigillo di Salomone. Dovrebbe essere molto grande e congiungere alcuni dei più importanti elementi della cappella, come la colonna dell'apprendista. Quindi passerebbe da qui, esattamente qui in mezzo.
Solitamente non è permesso spostare il tappeto della cappella, ma faremo un'eccezione. Come vedete, non c'è segno di una stella a sei punte o di un tracciato. È una cosa completamente inventata da Dan Brown. Dan Brown dichiara che i suoi personaggi sono fittizi, così come l'intreccio principale e secondario. I problemi nascono quando afferma che certi elementi sono reali e che tutte le descrizioni di opere d'arte architettoniche, di documenti e rituali segreti contenute in questo romanzo rispecchiano la realtà. Il tempo a nostra disposizione non basta per affrontare in modo esauriente altri temi, oltre a quelli principali. Ma molte delle affermazioni più vaghe meritano una riflessione. Prendiamo l'architettura, per esempio. In una digressione sull'arte gotica, il Codice da Vinci spiega che i Templari includevano simboli femminili nelle grandi cattedrali per onorare il culto della Dea. È un'assurdità. La tipica cattedrale gotica è generalmente di pianta rettangolare, non ha la forma di un utero, e il suo disegno deriva dagli edifici pubblici romani, non dai templi pagani. C'è una scena del tutto non plausibile all'inizio del libro, che mostra quanto Dan Brown sia lontano dalla realtà. Sophie, l'eroina, la nipote dell'uomo ucciso, stacca dalla parete la Vergine delle Rocce di Leonardo, la afferra e la usa come scudo, sapendo che la guardia non sparerà mai contro il dipinto. Ma il quadro in questione è molto grande e ha una cornice di legno massiccio. Brown dice che è alto un metro e mezzo, ripete due volte che è alto un metro e mezzo, ma in realtà è alto quasi due metri. Non c'è modo con quella cornice massiccia tra i 115 e i 140 kg di spostarlo facilmente. Inoltre Brown racconta ai suoi lettori che le monache della confraternita dell'Immacolata Concezione avevano commissionato il quadro e specificato il soggetto. Ma c'è un problema. La confraternita era composta di soli uomini e molti erano laici. La mitologia della Maddalena è un argomento noto da anni a esperti della Bibbia, storici, ricercatori, artigiani e architetti. Perché questa improvvisa popolarità? Forse il fatto di essere nascosto nel cuore narrativo di un romanzo lo rende un tema più difficile da esaminare e pertanto da confutare? L'elenco di tutti gli errori, i travisamenti, gli inganni, le distorsioni e le falsità nel Codice da Vinci spinge a chiedersi se l'intento di Dan Brown non fosse in primo luogo un esercizio di critica alla Chiesa. Perché appesantire un romanzo peraltro avvincente con dichiarazioni e affermazioni che provocano la collera di un vasto segmento di pubblico? A meno che ovviamente non fosse proprio quella la sua intenzione. Se quello era l'intento di Brown, è certamente riuscito. Ecco alcuni passaggi che hanno particolarmente irritato gli esperti. L'antica tradizione ebraica comprendeva rituali sessuali, e nel Tempio, niente meno. Gli antichi ebrei credevano che il Sancta Sanctorum nel Tempio di Salomone ospitasse non solo Dio, ma anche una divinità femminile potente e uguale a lui, Shekinah. Questa tremenda affermazione è completamente fantastica. Uno dei fondamenti cardine del giudaismo era proprio il credo in un Dio unico e solo. Non esisteva alcuna controparte femminile. Anzi, in realtà, l'idea di attribuire una sessualità al divino era talmente aliena per gli ebrei che la loro lingua non aveva neanche la parola dea. Il tetragramma ebraico Yahweh, il nome sacro di Dio, derivava infatti da Yahweh, ovvero Geova, androgina unione fisica tra il maschile Yah e il nome preebraico di Eva, Hava. Completamente falso. Yahweh era il nome originale di Dio e rimanda al verbo ebraico essere. La tradizione proibiva di pronunciare questo nome, ma i rabbini del XVI secolo iniziarono ad accostare le consonanti del tetragramma con le vocali di Adonai, cioè Signore, da cui Jehovah. Niente a che fare con un'androgina unione fisica. La Bibbia è passata attraverso innumerevoli traduzioni, aggiunte e revisioni. Nella storia non c'è mai stata una versione finale del libro. È del tutto fuorviante.
Le uniche modifiche che sono state apportate alla Bibbia nel corso dei secoli servono a una resa e a una traduzione sempre più fedeli dell'originale ebraico e dell'originale greco del Nuovo Testamento, senza alcuna aggiunta al testo. Basti pensare ai copisti che hanno dedicato la loro intera vita alla conservazione degli originali, trascrivendo e salvaguardando i testi lettera dopo lettera. Fortunatamente per gli storici, alcuni dei Vangeli che Costantino cercò di cancellare sopravvissero. I rotoli del Mar Morto furono trovati verso il 1950 in una caverna nei pressi di Qumran, nel deserto della Giudea. Qui abbiamo tre gravi errori in poche righe. Primo, Costantino non cercò di cancellare i Vangeli e neppure di confermarli, se è per questo. Secondo, i rotoli del Mar Morto sono stati scoperti nel 1947. E terzo, i rotoli del Mar Morto non comprendono Vangeli e non parlano della vita di Cristo. Sono errori davvero molto strani per argomenti oggetto di una presunta meticolosa e dettagliata ricerca. Praticamente ogni affermazione sul cristianesimo presente nel libro è stata messa in discussione. Ma è Leonardo da Vinci a pagare il prezzo più alto, visto che è ritratto come colui che tramanda queste storie includendo simboli segreti nelle sue opere. È possibile che, dopo tutto, fosse questo lo scopo del suo lavoro? Leonardo non nutriva interesse per l'occulto. Si prendeva gioco dell'alchimia. Può darsi che avesse dei dubbi sulla religione, perché la Chiesa era molto corrotta ai suoi tempi tra il XV e il XVI secolo. Ma non ha mai abbandonato il cristianesimo. Al momento della morte ha ricevuto l'ultimo sacramento e aveva lasciato disposizioni per un funerale cristiano. Nel suo testamento, dettato in presenza di testimoni, Leonardo raccomanda l'anima a Dio Onnipotente, non alla Dea. Alla Beata Vergine Maria, non a Maria Maddalena. E a San Michele con tutti i santi e gli angeli del Paradiso. Non fa certo pensare a un uomo con il culto della divinità femminile. Le informazioni sbagliate iniziano circa a metà libro. Non voglio dire che non sia una lettura appassionante, al contrario, ma è proprio questo il problema. Il veleno, per così dire, è accuratamente nascosto in un boccone delizioso. Lo rende quasi diabolico. A mio parere, le ricerche effettuate per quest'opera sono tra le meno accurate che abbia mai visto. Il problema con l'opera di Brown è nella miscela di poca realtà e molta finzione. Il lettore non riesce a distinguerle. Come autore, Dan Brown sta raccogliendo i copiosi frutti del suo fortunato romanzo, ma è ben consapevole dello scompiglio che ha creato tra storici e teologi. Verso la fine di un'intervista televisiva, Dan Brown ha spiegato così la sua posizione. Il mistero della spiritualità, il Santo Graal, le origini delle nostre religioni. L'eco di questi argomenti risuona a livelli spirituali molto profondi, nel nucleo della psiche umana. Possiamo essere d'accordo o dissentire su questi temi, ma li abbiamo messi in discussione, ne parliamo. E sono tutti argomenti considerati tabù per secoli. È tutto accettabile, ma la questione non è solo religiosa. Parliamo di realtà contro finzione, verità contro menzogna, accuratezza contro inaccuratezza. Il codice da Vinci non sarebbe meno problematico se le sue false dichiarazioni denigrassero un'altra religione. Ma resta il fatto che sembra dedicato a un grossolano travisamento di un credo religioso sacro per centinaia di milioni di persone. Da quanto visto, mi sembra che Dan Brown abbia frainteso sia la teologia che la storia dell'arte. In realtà, quelle parti che lui sostiene veritiere sono i migliori esempi di finzione presenti nel libro. Se vogliamo trovare un lato positivo al fenomeno del Codice da Vinci, diciamo che ha sollevato molte domande su questioni importanti. Chi era Gesù e com'era il cristianesimo delle origini? Il lato negativo, invece, sta nel fatto che, con tutto il parlare del matrimonio di Gesù e della Maddalena, con i continui riferimenti al femminino sacro o a quella che Dan Brown definisce la vera storia, ecco, in mezzo a tutto questo, la vera storia è andata persa.
La popolarità del romanzo ha probabilmente stimolato importanti e costruttive discussioni relative ai fondamenti della fede cristiana e alla vera figura di Gesù Cristo. Comunque molti esperti si pongono una domanda. È saggio oppure logico rivolgersi a uno scrittore per avere delle linee guida in materia di fede? La verità, l'unica verità, è a disposizione di tutti, forse anche su un ripiano della vostra libreria. Quanto al Codice da Vinci, deve essere letto e apprezzato per quello che è: un'avvincente opera di fantasia.